una grande diversità al Ticino. Non ce ne rendiamo conto cosa abbiamo qua, penso a volte. Non so se avete in mente Star Wars. Ogni mondo arrivi ed è qualcosa di diverso. Atterri e sei in una nuova dimensione. E la selva direi che è un po' un pezzo di questo mosaico del paesaggio che porta una ricchezza in più. Mi chiamo Lara Monti, sono un'architetta, attualmente lavoro nell'ambito paesaggistico. Passo parecchio tempo nel bosco, con attività legate alla natura, con i bambini. L'amore per il bosco penso ci sia sempre stato. Mi sono interessata un po' alla situazione boschiva nella Svizzera, allora ho iniziato a camminare per i boschi e da lì si è un po' risvegliata una passione di stare all'aria aperta, a viaggiare, a fare una ricerca, che continua ancora tuttora. Mi piace un po' pensare che anche noi siamo un po' bambini. Il bambino si meraviglia di qualsiasi cosa che si muove. Vai, c'è una farfalla e si mette a urlare che ha visto una farfalla come che non l'ha mai vista prima. Io quello che faccio è un po' apro le porte in questo mondo naturale e poi partono i profumi o ti arriva una voglia creativa. Mi arriva di scrivere, forse ho solo voglia di sdraiarmi, di non far niente. Se si va in una selva nel periodo di giugno, c'è questo profumo di fiori, la colorazione bianca nel paesaggio, cioè anche da lontano so esattamente dove c'è una selva castanile. E poi c'è il periodo autunnale dove camminiamo e il suolo è ricoperto di ricci, di foglie, di castagne. Secondo me la castagna per il Ticino è un po' un simbolo forse un po' dimenticato. È il simbolo della cultura, nutriva il ticinese per 6-7 mesi all'anno. Quando ho degli amici che decidono di avventurarsi e di venirmi a trovare in Ticino, una delle prime attività che gli propongo è proprio quello di immergersi in una selva castanile ed è un po' l'iniziazione del Ticino. E poi iniziamo a sognare. Sognare dove viaggiare, vivere o anche pensieri più concreti. Ed è bello condividere dei momenti con queste persone. E io divento anch'io una turista e vivo il Ticino con i loro occhi.